pagina sportiva che apriamo parlando di volley, apriamo una finestra anche personale sul grande acquisto della Sir Perugia, Wilfredo Leon, che dalla Grecia, da Zacinto, dove è in vacanza, conferma l'addio a Kazan ed è pronto a conquistare il nuovo ambiente dei Black Devils, ma la sua intenzione è quella di non fermarsi. È previsto il primo incontro con il presidente Sirci a Perugia nei primi giorni di giugno. Noi andiamo a vedere il nostro servizio e subito dopo un estratto dell'intervista che lo stesso Wilfredo Leon, attraverso i suoi canali social, ha invitato a guardare, nel momento in cui racconta proprio i motivi della sua scelta e perché ha scelto di venire a giocare nel campionato italiano. In casa bianconera sale l'attesa per l'arrivo a Perugia dell'acquisto di questa stagione. Wilfredo Leon, osservato speciale ormai anche da tutti i sirmaniaci che lo amano già. E attraverso le sue pagine social è lo stesso schiacciatore cubano a rendere partecipi i suoi follower della sua vacanza a Zante in Grecia, che tutto lascia presagire sia la tappa di avvicinamento prima di arrivare nel capoluogo umbro. Ma nella giornata di ieri il futuro Black Devils ha invitato tutti a guardare una lunga intervista rilasciata alla televisione ZTV, nel corso della quale ovviamente parla anche di Perugia e dei motivi che lo hanno convinto a cambiare club. Come nella vita, anche nella carriera sportiva c'è bisogno di cambiamenti, ha detto lo schiacciatore, sottolineando in primis che non ha cambiato per motivi economici, dal momento in cui altri due club gli avevano offerto una cifra maggiore. Andrò la prossima stagione a Perugia, squadra contro la quale giocheremo, ma adesso sono ancora qui. So che molte persone hanno timore per come giocheremo, per quello che faremo. Io sto facendo del mio meglio ad ogni allenamento e non abbandonerò fino alla fine. Ho deciso di cambiare perché quando sono arrivato qui sono arrivato con un obiettivo, portare la squadra al massimo livello e cercare di vincere tutte le medaglie, specialmente quella del campionato mondiale per club. Ci sono riuscito e ho deciso di provare un'altra cultura del gioco della pallavolo e anche la cultura di un altro paese. Per questo ho deciso di cambiare club. Non ci sono stati problemi con la città o altri problemi o cose del genere. È solamente che voglio continuare ad amare quello che sto facendo. Ho bisogno di aria nuova per andare avanti così, per continuare in questo modo. Vorrei cercare di cambiare atmosfera. Vorrei provare quest'altro modo di fare pallavolo. Vorrei fare esperienza di quello che l'Italia può darmi. I would like to take the experience or can give to me Italian League. Vi ricordo che l'intervista integrale tradotta da Valentina Baldoni andrà in onda domani nel corso di un nostro speciale Focus On.